Oh, allora rieccoci qui dopo secoli dall'ultimo unboxing con un nuovo unboxing. Sì, perché G-Story ci ha mandato il LED monitor integrato per PlayStation 5. Lasciamo stare che c'è scritto P5 sulla scatola, insomma avete capito. Comunque si riferisce alla console Sony, che la rende portatile. Sì, davvero, la rende portatile. Certo, parliamo comunque di un mattone da 25 kg, qual è PlayStation 5. Ma al di là di questo, questo è un piccolo monitor, piccolo, ma dalle alte, elevate prestazioni, che può veramente far diventare portatile la vostra console. Nel senso che la potete utilizzare in qualsiasi momento. Ecco, questo è il concetto di portatilità. Certamente non è una PSP, ecco. Allora, io nel video ve lo faccio vedere sia in azione, lo vedrete probabilmente alla fine del video oppure durante gli intermezzi, e adesso vi faccio vedere un po' l'unboxing, cosa c'è nella scatola che ci hanno inviato, che comprende tra l'altro anche lo zaino per inserirci dentro tutto. Ecco, piccolo appunto, zaino è a parte, non è incluso nella confezione, è incluso nel pacco che ci ha mandato G-Story gentilmente per una recensione. Allora, partiamo subito da un piccolo difetto che si può notare già dalla confezione: le prestazioni energetiche sono di grado E, quindi non è che sia proprio tutto questo grande ritrovato nel concetto di risparmio energetico. Però parliamo di un accessorio, un monitor che dovete utilizzare solamente in casi eccezionali, eh? Non è che questo diventa il vostro nuovo televisore. Se avete un televisore, utilizzate il televisore per giocare con PS5. Comunque parliamo di un monitor da 15,6 pollici con HDR e FreeSync. Queste sono le caratteristiche che ci vengono elencate subito nella confezione. E io vi posso assicurare, l'ho utilizzato in queste prime settimane, ce l'abbiamo in mano da circa 10 giorni, 2 settimane, da tenere sulla scrivania vicino alla mia bella PS5, è una bella soddisfazione. Ma vediamo un rapidissimo unboxing. Intanto io sicuramente vi avrò già fatto vedere un po' in azione il LED monitor integrato. Allora, la scatola, come potete vedere, contiene una scatola arancione, piccola scatola arancione che vi faccio subito vedere. È uno stabilizzatore ulteriore, praticamente sono alcune piccole placche da applicare a PS5 per farla stare in orizzontale e utilizzare meglio il monitor. Praticamente va a sostituire quella che sarebbe la base che già viene venduta dentro la confezione di PS5. Dopodiché abbiamo un'altra scatoletta di cartone. Questa, come potete vedere, include l'alimentatore, il cavo HDMI molto corto, ma va benissimo così, perché tanto il monitor deve restare attaccato alla PS5, quindi quello non è un problema, e il telecomando per utilizzare il monitor, per cambiare le varie opzioni che vedremo successivamente. C'è anche il libretto naturalmente di istruzioni. Ovviamente dopo, nella scatola, l'ultimo oggetto che resta è il monitor. Come vedete ha una base che si adatta alla forma di PS5, sia standard che digital, quindi non c'è distinzione tra i due modelli per quanto riguarda l'utilizzo del monitor, e fa da schermo portatile, di nuovo per così dire. Sul retro, come potete vedere, ci sono gli agganci, e avrete già capito dove voglio andare a parare, signori. C'è da smontare la parte superiore di PS5 e agganciare questo monitor. È un'operazione che si può spaventare, perché smontare questo mattone che è PS5 fastidio, però pensavo fosse peggio. Per smontarlo basta staccare la parte superiore di PS5, bisogna premere sul simbolo di PlayStation e poi praticamente trascinare il pannello con un po' di forza verso la parte inferiore della console. Approfittatene, vi ripeto, per pulire la ventola di PS5 con aria compressa, perché serve. Comunque adesso prendete il monitor, lo agganciate e lo incastrate seguendo appunto gli incastri che ci sono nella parte superiore di PS5. Attaccate con l'alimentatore, attaccate anche il cavo HDMI e il gioco è già fatto praticamente, perché alla prima accensione vi saranno richieste alcune impostazioni extra e avrete già fatto, ci vogliono pochi secondi, avete già fatto tutto. Parliamo di uno schermo 4K che tra l'altro può funzionare a 30 o 60 Hz e con HDR. Io ad esempio finora la PlayStation la utilizzavo su un televisore che non ha ancora HDR e mamma mia, ci sono dei colori che fanno impazzire, ci sono delle immagini vivissime. L'audio esce dagli altoparlanti superiori, non è una resa straordinaria a dire il vero, non è neanche pessima sicuramente. Potete anche utilizzare l'ingresso jack per le cuffie, ci sono anche questi sul monitor portatile. La vera chicca, dicevo, è la resa visiva, una risoluzione 4K
prestazioni stabilissime, HDR, colori accesi brillantissimi, fanno risplendere i giochi ma anche i film. Io qui ve l'ho fatto vedere, ve l'ho già fatto vedere, ve lo farò vedere con in azione Far Cry 6 e Crash Team Racing, perché mi è tornata voglia di Crash Team Racing in questo periodo, non so bene perché, ma vi faccio vedere anche alcune opzioni, perché sulla parte superiore sono presenti dei pulsanti che sono gli stessi poi che potete utilizzare con il telecomando. Le opzioni si dividono in quattro categorie, come potete vedere qui. C'è il Fast Set, che sono le impostazioni rapide come luminosità, contrasto e volume. Poi abbiamo invece delle opzioni molto più dettagliate, che sono Picture Set, Sound Set e General Set. Qui veramente potete sbizzarrirvi, perché nelle opzioni c'è di tutto: c'è contrasto, livello dei neri, DCR, gamma dei colori, saturazione, nitidezza, riduzione del rumore, bassi, alti, bilanciamento, free sync, la lingua, c'è anche la lingua italiana, fortunatamente, anche se comunque c'è poco da spiegare, ecco, in lingua italiana. E signori, questo è quanto, il gioco è già fatto, io più di questo non posso dirvi, perché l'unboxing è veramente questo, cioè c'è il monitor lo incollate alla vostra console, lo accendete e siete già pronti per giocare. Vi ripeto, io vi consiglio, se avete una televisione, utilizzate ovviamente la televisione, ma se volete utilizzarlo come me in una stanzetta piccolina, soprattutto d'estate quando c'è bello caldo, vi mettete lì al fresco, vi serve un monitor portatile ed eccolo qui. Tra l'altro sono cose che sono sempre esistite sin dalla prima PlayStation, anche altre console. Molto interessante, assolutamente interessantissimo.